Pace nel nome di Gesù. Oh, finalmente ci sono, ci sono. Sono qui con la parola di Dio, sono qui per benedire. Il profeta dice: Dio mi ha mandato di benedire e non devo forse benedire? Sì, sento che il Signore mi ha, affinché mi ha dato la forza di essere qui. Vuol dire che ha un progetto di benedirti. Dio mi ha mandato di benedire e benedizione sarà la tua dall'inizio alla fine di questa predica. Amen. Amen. Cerco un po' l'internet così adoriamo il Signore con questo cantico che dice: Padre in cielo ti amiamo. Amen. E qui sto. Andate su Google. E scrivete benedetto, perché vi sto anche insegnando come scegliere la musica di adorazione buona. Benedetto sei tu. Testo, testo. Metto testo così. E poi metto il testo evangelico, perché ci sono tanti altri testi di questo qui. Ok. È RNS 191, vuol dire inno 191. RNS 191. Se hai l'inno evangelico puoi prenderlo, aprirlo e cantiamo. Alleluia, alleluia. Spero di trovare il testo, perché ecco, penso di averlo trovato. Penso di averlo trovato perché ci sono diversi. Sono diversi canzoni come Benedetto sei tu, vedi? Questa qui. Ma l'altra volta l'avevo trovato, Faccio tutto insieme con voi così sappiamo come scegliere i canzoni. 191. 191. Oh, non volevo perdere tempo così. Doveva essere facile da trovare. 191. Dai, Spirito Santo, facci trovarlo subito. Chiedo aiuto, voglio cantare con. Oh, Gesù, aiutaci, ti prego, Signore. Aiutaci. Ecco, l'ho trovato, grazie Gesù. Adesso adoriamo. Alleluia, alleluia. Padre in cielo, ti amiamo, innalziamo tuo nome su tutta la terra. Alleluia, alleluia. Benedetto sei tu, Signore. E tu regnerai, per sempre regnerai. Alleluia. Adoriamo. Adoriamo. Cerco di invitare un po' di persone qui. Ecco, cerco di targare un po' di persone. Ecco. E poi scusatemi per il ritardo perché vado sempre con l'orario di Inghilterra, non so se è fatto apposta perché cerco sempre di venire qui all'orario italiano, però finisco di essere qui all'ora inglese. Ecco, qui ho messo un po' di persone, 3 o 4 persone, quindi possiamo iniziare a adorare. Amen. Amen. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Se siamo vivi non è perché abbiamo mangiato bene o abbiamo delle belle case, bel lavoro. La vita è un dono. Padre in cielo, ti amiamo. Innalziamo tuo nome sulla terra.
Che tuo regno venga nelle nostre lode. Che il tuo popolo proclama il tuo amor. Benedetto sei tu, Signore, il Dio santo lì, potente. Benedetto sei tu, Signore, per sempre regnerà. C'è un secondo verso, ma voglio che ripetiamo la prima, va bene? Amiamo, il nome tuo esaltiamo sulla terra. Il tuo regno venga nelle nostre notti, che il tuo popolo proclami il tuo amor. Benedetto sei tu, Signore, il Dio santo onnipotente. Benedetto sei tu, Signore, per sempre regnerà. Benedetto sei tu, Signore, che venga il tuo regno sopra la nostra omelia, che venga la tua potenza, dimostri tua onnipotenza in mezzo al tuo popolo, nel tuo santissimo nome. Invochiamo la tua presenza, invochiamo la tua potenza, invochiamo la tua verità nel nome di Gesù. Alleluia. Benedetto sei tu, Signore, il Dio santo potente. Benedetto sei tu, Signore, per sempre regnerà. E sempre regnerà. Sempre, per sempre, per sempre, per sempre, Gesù Cristo regnerà. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, per sempre regnerete. Alleluia. Per sempre regnerà. Per sempre regnerà. C'è un altro inno che voglio che cantiamo. Dice: i cieli narrano la gloria del risorto Re. Alleluia. I cieli narrano la gloria del risorto Re. Vediamo se trovo qui, Se non lo trovo subito, vado subito all'omelia. Poi qui c'è l'internet. Signore, aiutaci con l'internet. Alleluia, alleluia, alleluia. C'è uno di Frisina, ma non è quello che cerco. Vediamo se è questo qui. Oh, pazienza, L'ho trovato. Alleluia, l'ho trovato. I cieli narrano la gloria del risorto Re. L'ho trovato. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Per sempre regnerà. Abbiamo imparato qui, su questa platform dove ci incontriamo per lodare Dio e imparare la parola di Dio, o sapere la scienza di Dio per noi, che Dio chiede che
raduniamo suo popolo con cui ha un patto fatto tramite lode e ringraziamento. Ed è importante che io, prima di portare qualsiasi predica, vi do un motivo per ringraziare Dio. Uno solo, siamo vivi, respiriamo. È per questo che il salmista dice in Salmo 103, benedice Signore, anima mia, e tutto quanto che è in me, benedice il suo santo nome. Il salmista dà delle ragioni perché l'anima mia, devi, l'anima è dove risiede dolore, gioia, angoscia, pensieri. Quindi sono io a dire all'anima mia, non ti permetto di essere depresso, non ti permetto di essere triste. Io rifiuto di avere pensieri negativi che riporta a depressione. Ho spirito abbattuto. Anima mia, hai una ragione per lodare Dio. Il salmista dice, egli perdona i nostri peccati. Non c'è una medicina per togliere il peccato. La Bibbia dichiara enfaticamente, dove non c'è spargimento di sangue, non c'è perdono di peccato, perché peccato toglie la vita. Ecco perché ci vuole sangue, cioè vita, per ricoprire un peccato. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crederà in lui non perisca. Perché? Perché tramite suo sangue, come sta scritto, ha sparso suo sangue per la redenzione dei nostri peccati. Alleluia! Quindi il libro di Giovanni, l'epistola di Giovanni dice, se diciamo non abbiamo peccati, siamo bugiardi. Ma se confessiamo i nostri peccati, egli ci perdona. Com'è che ci perdona? Per il spargimento del suo sangue sul croce di Calvario. Noi abbiamo perdono di peccati. Quindi San Paolo dice chiaramente, se il sangue dei buoi, dei animali, riuscivano ad espiare i peccati, avete visto? I peccati non venivano espiati tramite argento o oro. Ecco perché San Pietro dice nel suo primo capitolo, e lì San Pietro dice, perché i nostri peccati non furono espiati con cose vane, temporanee, materiale come oro e argento, ma con il prezioso, immacchiabile sangue di Gesù. Il peccato non va tolto dai medici, il peccato va tolto da un medico spirituale, perché il peccato è spirito, è un'entità spirituale e va tolto da un'entità spirituale, spirito, cioè Dio, non qualsiasi cosa. Il peccato va tolto dal sangue, quindi nell'antichità tanti nazioni sapevano questo e utilizzavano addirittura sangue umana. Ma la Bibbia dice che sono tutti profani. C'è un unico sangue, cioè il sangue di Gesù Cristo che toglie i nostri peccati. Alleluia, alleluia. Gloria al Signore. I cieli narrano la gloria del risorto Re. Alleluia, alleluia, alleluia. Per sempre regnerà. Questa è chitarra. Prova a cantare con questa. I cieli narrano la gloria del risorto Re. Chi è pari a lui in bellezza e santità, per sempre regnerà. Gesù l'agnello di Dio, ecco l'agnello, come dice San Giovanni, che toglie i nostri peccati. Toglie i nostri peccati, Signore, peccati generazionali che ci macchia e ci toglie la vita e ogni cosa che dà vita. Perdonaci e purificaci dai nostri peccati. Oggi parleremo di esorcismo. Stiamo continuando da... C'è qualcuno che sta già guardando, che il Signore ti benedica. Continuiamo dalla predica di settimana scorsa. Ho visto che non molti hanno guardato.
quindi non so come riuscirete a capire quello che sto portando, perché quello che sto portando oggi è un è legato al filo della settimana scorsa. La settimana scorsa abbiamo parlato della casa di Dio come un luogo di ringraziamento e preghiera. Poi ho fatto un altro parte B che parlava proprio della predica che il Signore mi ha dato, che si tratta di esorcismo, purificamento del tempio. No, non ho messo esorcismo per non spaventare delle persone. E mi sembra che ho messo purificazione della casa di Dio, ho messo la casa di Dio e i gabaoniti. Quindi si trattava di un'analogia di come i gabaoniti hanno in possesso, hanno avuto un possesso di una parte della casa di Dio, come tagliatori di legne e portatori di acqua. E chi osava a sradicarli al tempio di Dio moriva. Re Saulo ha cercato di sradicarli perché gli israeliti non potevano più avere a che fare con i gabaoniti insediati nel tempio di Dio. E Re Saulo, quando ha provato, non dal zelo di Dio, ma dal zelo del popolo, di liberare il tempio di Dio dal gabaoniti, Re Saulo è morto e i gabaoniti hanno chiesto non argento. Infatti i gabaoniti dice: a noi non interessa di argento né d'oro, ma sangue. E i sette figli di Re Saulo sono stati impiccati per espiare o per placare la rabbia dei gabaoniti. Stiamo parlando di cose spirituali. Ma la Bibbia dice che un solo figlio di Re Saulo, Mefibosheth, non è stato toccato, non è stato impiccato, perché i gabaoniti hanno avuto in possesso una parte del tempio e perché Giosuè, il leader militare di Israele a quell'epoca, che cosa ha fatto? Ha accettato questi stranieri senza chiedere il Signore, il consenso o scienza di Dio. E quindi abbiamo capito che, come Apocalisse 3:20 dice, sto andando un po' indietro per aiutare quelli che non hanno guardato la settimana scorsa per riuscire a capire un po'. Gesù dice in Apocalisse 3:20: io busso alla porta. Quindi, come principio, i demoni non entrano con violenza nella vita di un credente. Possono farlo nella vita di un non credente, ma come credente abbiamo capito in 1 Corinzi 3 che il nostro corpo 16, versetto 16, è il tempio di Cristo. La nostra vita è proprietà di Dio. È come un giardino ed è come un tempio, un edificio. San Paolo utilizza edificio e poi ho scritto diversi edifici. Avevo detto che ci sono gli edifici che si utilizzano per istituzione, come scuola, come comune. Ci sono edifici che è indicato come tempio, cioè un luogo dove risiede un Dio o un Deo, un'entità spirituale. È così proprio che la Bibbia ci identifica. Siamo un edificio, ma non un edificio qualunque. È un edificio sacro, perché ogni tempio è sacro. Ci sono tempi profani e tempi sacri, ma il tempio di Dio è un luogo sacro. Quindi la nostra vita è un luogo sacro. Poi vediamo in Giovanni 2. Dove Gesù, il titolo è purificazione del tempio. Gesù entra nel tempio e fa una frusta con corde e frusta perché trova dei mercanti, cioè il titolo è purificazione, quindi delle entità che si sono permessi di utilizzare i riti spirituali per profanare il tempio di Dio, e Gesù non lo prende alla leggera con queste persone e utilizza una frusta. Per una persona normale che legge, pensa che è qualsiasi frusta. No, la frusta, secondo Isaia 53, è simbolico di punizione, è simbolico di afflizione, ma specificamente è simbolico di malattie. Chi sono questi mercanti nel tempio? Abbiamo visto nel libro di Amos 2 che sono persone che scambiavano destini. Se leggete Amos capitolo 2 riuscirete a capire chi erano questi mercanti del tempio e che cosa significa nella vita di una persona quando ci sono mercanti nel tempio. Poi
Tutto questo era tratto da Matteo 12, versetto 45, dove Gesù parla di esorcismo, come si esorcizza i profanatori del Tempio. Quindi Gesù dice, quando un demone, allora è lì che partiamo. Quindi prendete la Bibbia e leggiamo Matteo 20. Matteo 12, versetto, invitate i vostri amici a guardare Matteo 12, dal versetto 40. Sono tanta spinta a riguardare Amos 2, il libro di Amos. Si parla anche in Osia 3, dei mercanti del Tempio. Scusa. Gioele, nel libro di Gioele 3, la Bibbia dice dal versetto 6: avete venduto i figli di Giuda, i figli di Gerusalemme ai figli di Giava. Quindi vendere nel tempio vuol dire quando le persone vendono le altre persone. Fino a oggi ci sono persone che vendono praticamente le persone. La schiavitù umana non è stata abolita perché il cuore umano è profano, è iniquo. Allora, qui abbiamo visto, Gesù dice, Dio dice, chi vende un'altra persona avrà suoi figli anche che saranno venduti. Versetto 8 dice, venderò i tuoi figli e le tue figlie nelle mani dei figli di Giuda. Quindi chi vende, no, se sei lì a vendere le persone, porta le persone dall'Africa o dall'altra parte del mondo, da Asia, di Baltic, Poland, Europa Est, e vendere, poi vai in chiesa a lodare Dio, aspetta che anche i tuoi figli, così dice la Bibbia, saranno venduti. Se leggiamo Amos 2, 6, vediamo ancora i venditori nel Tempio. Dovete riconoscere che questi qui, i venditori nel Tempio, hanno utilizzato i riti dei giudei stessi, i riti sacri di Dio. Ecco perché San Paolo nell'iniziale, nel primo libro di Corinzi 3, nel parlare di, del Tempio di Dio, lui conclude che chi distrugge il Tempio di Dio sarà distrutto da Dio. San Paolo poi parla delle predicatori o falsi ministri di Dio, persone, angeli, o ministri di Satana che si spargono come si spacciano come ministri di Dio. Il loro motivo è utilizzare sempre le cose date da noi ministri veri di Dio per distruggere. Quindi San Paolo non nasconde che ci sono predicatori che sono ministri di Satana e hanno una missione di utilizzare lo stesso Vangelo per distruggere le persone. Ecco perché dovete restarvi molto sveglia. Non è che una persona si presenta come un pastore e tu pensi che è un santo uomo. La Bibbia dice nell'epistola di Giovanni 4 che ci sono tanti spiriti venuti nel mondo, quindi dobbiamo discernere. Una persona mi ha chiesto, ma perché il mio pastore vuole che quando vado a visitare un'altra chiesa lo dico? Ho detto perché magari non sei maturo spiritualmente come lui, e lui come pastore è un guardiano della tua anima e darà conto a Dio di come ha badato su di te, e quindi è importante che lui sappia dove stai andando. Che incontro spirituale, la gente vanno qui, vanno qua, stanno mescolando yoga con la Bibbia, stanno il New Age mescola yoga con la Bibbia. Settimana scorsa abbiamo parlato della liberazione dello spirito dei massoni. E vedi, quando si parlano di queste cose, nessuno sta qui a guardare. E poi mi scrivono per dire che hanno bisogno di liberazione. La liberazione è qui, è tramite l'ascolto della predica. E tramite l'ascolto della preghiera, a me dispiace che non ci sono le persone che penso che dovevano essere qui, però gloria a Dio, questa qui va anche messo su YouTube, quindi sarà a beneficio per tante altre persone che non sono collegate con me qui tramite FB. Allora, in
In Amos 2:6 Dio dice: per tre misfatti di Israele, stiamo parlando della casa di Dio, anzi per quattro, io non rivocherò la sua punizione. Quindi c'è punizione per chi si intraprende in questo atto che sto per nominare, perché vendono il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Come? Come? Essi che desiderano ardentemente vedere la povera della terra sul capo dei misseri e pervettono la via dei umili. Un uomo e suo padre vanno entrambi dalla stessa ragazza per profanare il mio santo nome. Avete visto? Se abusi una ragazza, stai profanando il nome di Dio. E com'è che vendevano il povero per un sandalo? Il povero ha bisogno di una casa e tu dici: se tu non mi fai dormire con te, non ti darò la casa. Il suo unico scarpa, sandalo, è simbolico di moglie, di matrimonio. Un tuo vicino ti chiede un prestito e tu dici: io devo dormire con tua moglie prima. Il povero è venduto per un sandalo. Si stende accanto a ogni altare su vesti presi in pegno e nell'essa dei loro dei bevono il vino di quelli colpiti da multa. Avete visto? Avete visto? C'è un ragazzo che una volta lavorava per me e quando facevo concerti è lui che mi faceva service e prendeva prezzi esorbitanti. Ma gloria a Dio, un giorno abbiamo pregato per lui, è stato toccato molto e lui mi fa: Diana, se riesci a fare tornare mia moglie, pregare che Dio fa tornare mia moglie o qualcosa del genere, o c'era un problema che no, mi ricordo, io non ti prenderò più soldi per i service. Ho detto: ma perché? E lui fa: tanto questi soldi che prendo do alla mia ragazza, è lei che prende tutto. Cioè, avete capito? Ci sono persone che comprano scarpe di 2000 dollari, 2000 sterline, dal sudore di un povero. A volte non comprano le scarpe, vanno a dare questi soldi in chiesa, in beneficio. Dio non vuole questi soldi. Dio chiede giustizia. Non vendiamo i poveri per il nostro benessere. Io ho visto quante volte il servizio sociale fa bene e altrettanto bene, dove distingue tra chi è straniero e chi non è straniero. Aiutano prima. No, Dio non fa questa differenza. Dio non fa questa. Le istituzioni fanno questa differenza, ma Dio non fa questa differenza. E comprano da bere ai profeti e ai pastori e dicono a loro: non profetizzate. In questo mondo il pastore è stato venduto. Se un pastore venduto, se un credente venduto, c'è qualcuno che ti sta dando da mangiare, quindi non riesce a predicare il buon Vangelo, stai profanando il Tempio di Dio. I mercanti del Tempio hanno avuto permesso dai preti, dai sacerdoti del Tempio. Sono loro che hanno dato permesso. E chi è sacerdote del tuo Tempio? Il mio sacerdote è Gesù Cristo, eccetto che hai dato permesso a qualcun altro di entrare nel tuo Tempio. Ora iniziamo con Matteo 12 e oggi vedremo un grande liberazione, Matteo 12, dal versetto 45. Ecco, Gesù prima parlava dei alberi e i frutti e poi dal versetto 45 dice: allora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova, allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscita. Lo spirito immondo esce da un uomo e quando vuole tornare da quella persona, dice: torno da mia casa. Quindi la vita, il corpo di un essere umano può essere casa di Dio o casa di spiriti immondi. Gesù va nel Tempio e dice: questa è la mia casa.
San Paolo ci riferisce come siamo cosa? Cassa di Dio, edificio di Dio, tempio di Dio, in 1 Corinzi 3:16. Quindi il corpo umano può essere la dimora dello spirito. I spiriti sono immateriali, il corpo dell'essere umano è materiale. Vuol dire che i spiriti, i mondi, ci sono spiriti che hanno corpo, come la Bibbia ci fa vedere nel libro di Apocalisse, nel libro di Isaia, Ezechiele. Vediamo che hanno diversi corpi. San Paolo ci parla del corpo spirituale in 1 Corinzi 15, e corpo umano, corpo fisico, materiale e corpo. Quindi la Bibbia ci sta dicendo che spiriti, mondi, non hanno corpo e quindi cercano un corpo. Quindi il corpo è cosa? Casa. E quando Gesù, proprietario di una casa, entra in quella casa, lo spirito immondo è esorcitato, cioè esce fuori da quella casa, perché i due non possono coabitare. San Paolo dice che cosa ha il tempio di Baal con il tempio di Dio. I due sono cose che non possono coesistere. E siccome Dio è creatore, lo spirito immondo, come sta scritto in Luca 10, devi uscire, vediamo. E quando esce, va in luoghi aridi, cioè non trova spazio, non trova corpo. Luogo arido non è un corpo. E dice, torno alla mia casa. Quindi va e bussa. E quando bussa e tu lo apri, lui guarda prima chi è lì, perché è stato cacciato via violentamente. E siccome non vuole soffrire la seconda volta, è furbo, dice, allora, io ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Ma quando giunge, la trova vuota, spazzata e adornata. Vuota, spazzata e adornata. Io vi farò capire che come Dio spazza via spiriti immondi, non è con la scopa che abbiamo in casa, ma con una scopa di distruzione. Distruzione è un'arma che Dio utilizza per portare liberazione di un suo tempio o una sua tempio. Alleluia, qualcuno gridi alleluia con me, gloria al Signore. Quindi oggi vedremo, la settimana scorsa abbiamo visto come i venditori del tempio e il loro simbolico, come hanno profanato il tempio. Oggi vi porto in un altro modo di esorcismo. Luca 10 prima. Luca 10, poi torneremo in Matteo. Gesù dice, se io caccio via, quando Gesù cacciava via dava liberazione dai spiriti immondi, quando cacciava via spiriti immondo dalle persone, perché in Luca, in Matteo 12, Gesù, cioè la Bibbia inizia a parlare di come Gesù guariva le persone e come i farisei lo accusavano dicendo costui scaccia i demoni. La Bibbia dice in Matteo 12, versetto 22, allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto. La persona che era cieco e muto, loro stanno dicendo che la causa era perché è un demone che lo stava rendendo cieco e muto. Ecco perché lo chiamano indemoniato. Ed egli lo guarì, sicché il cieco e muto parlava e vedeva. E tutte le folle si stupiva e dicevano, non è costui il figlio di Davide? Ma i farisei, uditi ciò, dicevano, costui scaccia i demoni. Quando la persona ha avuto sua guarigione, l'hanno interpretato come i demoni sono stati cacciati via. Avete capito? Quindi quando vai a un incontro spirituale o quando un pastore prega per te, sei malato e tu ricevi la tua guarigione, qui la Bibbia dice che è perché quel demone che stava dietro
quella malattia o quel problema, non è solo malattia, ma anche problemi, è stato scacciato. Quando gli ebrei erano in cattività come schiavi in Babilonia, la Bibbia dice che hanno avuto la loro liberazione quando Daniele pregò 21 giorni, il demone che rinforzava la loro schiavitù fu abbattuto, fu disposizionato e un angelo di Dio fu inviato. È così che succede nelle nazioni. Se l'Italia diventa cattivo con immigrati, la Chiesa migrata, gli immigrati devono innalzare preghiera a Dio, perché è una cosa spirituale, è un problema spirituale. Amen? Qualcuno gridi amen. Quando una nazione inizia a promulgare legge iniquo, cattivi, malvagio, che fa soffrire, che opprime, dovete capire che c'è un demone, secondo la visione spirituale, c'è un demone che rinforza questa malvagità sulla terra. Ecco perché vi ho detto alla sorella che è andato lì a pubblicare come gli immigrati sono i malfacenti, sono loro la causa del problema d'Italia. Ho detto, guarda sorella, se sei credente non devi parlare così. Se non sei credente, puoi comportare ignorantemente come la gente del mondo si comportano, ma sei credente, hai un'arma in mano, hai un asso in mano, riconosci, questo è il mio ministero e questo dovrebbe essere il ministero di tutti i credenti. Abbiamo l'occhio che vede ciò che il mondo non vede. Quando vedi che sta succedendo qualcosa nel fisico, la Bibbia dice che come è nei cieli, così saranno nella terra. Gesù dice, se leghiamo qui sulla terra, saranno legati in cielo. Quindi quello che succede qui, Gesù dice, se permettete, se voi sulla terra non permettete il male sarà legato in cielo. Tutto ciò che voi legherete in terra sarà legato in cielo. Perché? Perché è in cielo che rinforza il male sulla terra. Ma Cristo ci ha dato potere, ci ha dato autorità di legare quel male. C'è qualcuno che sta guardando, che il Signore ti benedica. Allora vediamo Luca 10, se è vero che Gesù ci ha dato questo. Luca 10 ci ha dato questo potere sopra i demoni, spiriti immondi. Luca 10, la Bibbia dice che dopo queste cose il Signore disegnò altri 70 e li mandò a due in due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro, la messa è grande ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messa che spinga degli operai nella sua messa. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E poi quando tornarono, la Bibbia dice che ora i 70, versetto 17, tornarono con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. I demoni si sottopongono non nel nome di Diana, ma nel nome di Gesù Cristo. Ecco perché noi continuiamo a pregare nel nome di Gesù Cristo. Qualcuno gridi con me, nel nome di Gesù Cristo. Qualcuno gridi con me, nel nome di Gesù Cristo. Allora, l'ultimo testamento di Gesù per noi credenti è in Marco 16. Ogni credente dovrebbe sapere questo. Allora, in Marco 16, nell'ultimo versetto, Gesù dice, andate per tutto il mondo, dal versetto 15, e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni, miracoli, segni che attestano che siamo mandati da Gesù. Alleluia. Alleluia, alleluia. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto, non solo i 12 discepoli, non solo i 70 che erano attorno a Gesù Cristo, ma tutti quelli che crederanno, alleluia, avranno creduto nel nome di Gesù, scacceranno i demoni,
parleranno in nuove lingue. Avete visto? Nel nome di Gesù i demoni si fanno cosa? Si sotto, si obbediscono. Se parliamo nel nome di Gesù, se cacciamo via spiriti immondi nel nome di Gesù, devono essere cacciati via nel nome di Gesù. Quindi i farisei hanno sbagliato nel dire che Gesù caccia via demoni con i demoni, perché Gesù dice: se una casa è divisa, la casa crolla. Da 2000 anni la casa di Gesù Cristo è ancora in piedi, stabile, stabile, stabile. Gli umanisti nell'epoca di Enlightenment, Enlightenment, non so come si dice in italiano, nel 16th century, nel 16th century e 17th century, hanno detto che la scienza verrà a sostituire superstizione e la spiritualità, e Dio morirà, il nome di Gesù sarà cancellato sulla terra. No, 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 no. Dopo 2000 anni, sì, è vero, magari l'Europa si è secolizzato, ma il nome di Gesù in Europa non è stato cancellato. La Chiesa Cattolica è stabile, forte, in piedi, promulgando la Trinità. Alleluia, alleluia, alleluia. Le paesi protestanti in Europa che hanno promulgato l'Enlightenment sono loro che sono diventati secolari, ma il nome di Gesù, come la Bibbia dichiara, dall'Oriente al Settentrione, dal rinalzamento, dal spunto di sole fino al che la notte si arriva, il nome di Dio sarà proclamato. Sono qui a proclamare il nome di Dio. Sono qui a proclamare. Guardatemi, è da ieri che nel mio cuore lo Spirito Santo dice: ogni umano, ogni persona ha, devi avere l'opportunità di udire chi è Gesù Cristo. Everybody has to know who Jesus is. Ogni persona deve. È solo nel suo nome, non nel nome di Diana, non nel nome di Padre Pio, non nel nome del Papa, non nel nome di mio marito. È solo, i demoni non hanno paura del mio titolo, hanno paura di chi mi ha dato quel titolo, non hanno paura della mia faccia, delle prediche che predico, hanno paura della predica, perché io sono stata mandato da Gesù Cristo. E Gesù dice: chi riceve me, chi riceve lui. Qui i farisei hanno sbagliato dicendo che Cristo caccia via demoni con cosa? Con spiriti immondi. Sbagliate, sbagliate. Lui è creatore, e quindi, come l'inno di San Paolo dice nel libro di Filippesi 2, perché Dio ha innalzato il nome di Gesù Cristo, al nome di Gesù Cristo ogni lingua confessa, ogni ginocchio piegherà. I spiriti immondi cercano corpo umano per risiedere, per attivare i loro malvagi. E mentre che facevo la doccia, lo Spirito Santo mi ha dato un chiaro esempio. Ieri all'università siamo andati a fare lezione, perché stavamo trattando di religione e comunità. E quindi siamo andati a una chiesa cristiana, che non voglio dare il nome. Allora la pastora, che è femmina, è una donna molto accogliente, molto dolce, quando ci ha accolto e stava dando la storia della chiesa, ha detto: comunque questa chiesa è stata costruita con il motivo dell'Enlightenment. Enlightenment era l'epoca dove la gente non volevano più avere con la chiesa, dove hanno lottato che ci sia separatamento di Stato e Chiesa. E quindi questa chiesa è stata fondata, era una chiesa in Inghilterra, ma fondata da queste mani, questa ideologia. Quindi lei diceva, quindi è una chiesa moderna. Va bene, all'altare lei mi fa vedere, ci fa vedere, non c'ero solo io, c'erano anche i miei compagni di università, ci fa vedere all'altare c'era un pellicano, e il pellicano stava strappando il suo stesso cuore e poi dando a una sua
un pelicano piccolo, sua figlia. E io, un po' turbato, ho detto, ma perché non ho trovato la colomba? Abbiamo dei simboli, animali sono simboli di spiriti immondi o spiriti santi. La colomba era simbolico dello Spirito Santo, il serpente è simbolico di, come si chiama, del spirito di Satana. Però poi Dio è onnisciente, perché quando il profeta Elia aveva fame, Dio ha mandato un animale che è un mondo, mi sembra un covo, per dare da mangiare al profeta, hai capito? Quindi non si salta alla conclusione. Ma oggi nel riflettere con la predica che Dio mi ha dato, e dove andremo a vedere in Isaia 13, allora ho capito perché. Poi lei mi ha detto che adesso la gente non veniva più in chiesa, siccome l'Inghilterra sta diventando tanto secolare, però la pastora, il capo della chiesa, di quella comunità, ha avuto una mente di aprire la porta a tutti, le persone emarginati, e quindi ci sono gli immigrati, ci sono tante persone emarginati, a tal punto che ci sono anche gli uomini che si sposano, le donne che si sposano. Allora lui, ho chiesto, ma la chiesa, il capo della vostra chiesa non accetta questo, quindi come mai fate questo? E lei dice, ah, quando noi stiamo benedicendo le coppie civile, mi sembra che è così che li ha chiamato, noi possiamo pregare per loro, ma non possiamo consacrare il loro matrimonio, non possiamo. Però se una benedizione esce dalla mia bocca, dallo Spirito Santo, non è che posso farci niente. Ok, quindi è una chiesa dove ci sono tante cose diverse che si sono entrati, è diventato un tempio. Io vi porto al libro di Apocalisse, e riusciremo a capire ciò che, perché non sono tutte che posso dire con la mia bocca qui, e non sono tutto che capisco. Comunque abbiamo visto che Cristo spazza via i demoni. I demoni hanno detto che hanno trovato la casa pulita, spazzata. Allora guardiamo in Isaia 14, 23, come Dio fa l'esorcismo. In Matteo 12 è con il dito di Dio, in Isaia 14 è con la scopa di Dio. E Dio spazza i demoni dal suo tempio. Gesù ha usato la frusta. Quindi ogni tipo, i demoni, guarda che sono, la settimana scorsa abbiamo parlato dello spirito del, come si chiama, massoneria, è che opera con un inviato o un demone specifico. Quindi se vedi un demone o sogni o vedi un demone come un leone, è simbolico di qualcosa. Quando Gesù, quando lo Spirito Santo è sceso sul capo di Gesù, è venuto come colomba e è stato interpretato come Spirito Santo. Ma a che cosa? All'umiltà di Gesù Cristo, all'uomo di Dio che non viene per impadronirsi di Giudea con violenza e né con armi, ma con cosa? Con mansuetudine. Quindi il spirito che vedrai nel tuo sogno che ti sta combattendo, o quando Gesù caccia via dei spiriti immondi, si manifestano in diversi tipi di entità o animali. Quando lo spirito dell'uomo pazzo è stato cacciato via, ha chiesto di entrare nei porci. Era un spirito proveniente dall'abisso, ma ha chiesto dei porci. Quindi ecco perché il porco è un spirito immondo e è simbolico di spirito di pazzia. Quindi quando qualcuno sta diventando pazzo o è pazzo, può essere che dietro lo spirito immondo è un porco. È un porco. Allora, che cosa ho detto? Ho detto Isaia, vero? Isaia 14. E in Giovanni 2 Gesù ha scacciato via i mercanti del tempio, dove vendevano colombe
buoi, diversi animali. Avevano portato animali nel tempio di Dio per profanare il tempio di Dio. Per profanare il tempio di Dio. Prima di andare in Isaia 14, vi faccio vedere qualcosa nel libro di Apocalisse. Sì, nel libro di Apocalisse. Apocalisse. È qui. Nel libro di Apocalisse. Un attimo, eh? Apocalisse 18. Apocalisse 18, versetto 2. Come il tempio di Dio viene profanato. Come la vita di una persona viene profanata. Quando una persona è malata, avevo spiegato, vuol dire che il suo tempio è stato profanato. La settimana scorsa avevo spiegato che il corpo fatto, spirito e anima, la triunità dell'essere umano è fatto in modo di rigettare qualsiasi cosa che non è permesso di entrare nel corpo. E quando non riesci a rigettarlo, il corpo va in collasso, ed è quello che si è diventato. Lo spirito e l'anima va in collasso, va profanato, ed è quello che quando vuol dire che il corpo non è riuscito a cacciare via quella cosa strana che è entrato nel corpo, la persona viene definito come malato. E quindi la guarigione avviene tramite l'espulsione di quella cosa strana, ed è l'espulsione che va in diversi modi. Gesù ha espulso spiriti malvagi con una frusta, con il dito di Dio. E qui vi sto dando solo un esempio di come una persona diventa, si sta in malessere. Quindi quando uno è in malessere, vuol dire che una roba estranea si è impadronito con il suo corpo. Se il corpo appartiene a Gesù Cristo, non possiamo permetterlo. E qui Gesù ha dato a ogni credente l'abilità di esorcizzarsi se stesso. E quando il corpo crolla e la persona non ha quella forza, allora rientrano i cinque ministri. I ministri di liberazione, i ministri che fanno l'esorcismo e pregano per la liberazione di quel corpo. È quello che stiamo parlando. Qualcuno gridi alleluia con me. Avevo cercato la definizione di esorcismo. Ecco qui. La definizione di esorcismo. La Chiesa evangelica utilizza più spesso liberazione. La Chiesa cattolica utilizza esorcismo. Questo qui è la definizione da un sito che si chiama Cristiani Cattolici. Ma anche Wikipedia, anche se non è anche Wikipedia, non è che mi piace utilizzare Wikipedia tanto, però per non perdere tempo. Un attimo, Ok. Ho preso un dizionario qualunque. L'esorcismo è un rito religioso diretto a cacciare demoni o spiriti maligni da una persona che si ritiene ne sia posseduto, o anche da un luogo o da un oggetto. Avete visto? Da un luogo, da un oggetto o da una persona. Quindi spiriti immondi, come abbiamo visto da Gesù Cristo, vanno cacciato via, vanno nei luoghi aridi, ma non piacciono. E quindi è lì che Gesù li manda, ma non piacciono. Piacciono un posto. Gesù li ha condannato a luoghi aridi, cioè un posto che non saranno nutriti e moriranno, ma preferiscono i luoghi che possono essere nutriti. E quindi piacciono stare nei oggetti.
oggetti, si chiama sottileggio. Quando andate nelle terre straniere per comprare, portare souvenir, se il tuo souvenir ha un simbolo di spirito immondo, gli spiriti immondi si affeziona e si attaccano a quel oggetto. Se hai una collana, è un collana di serpente nel tuo collo, è ovvio. Se hai un oggetto di serpente nella tua casa, è ovvio, è facile che lo spirito di serpente si collega, connette e si attacca a quel oggetto per portare male nella tua casa e nella tua vita. Quindi a volte nell'esorcismo, a volte quando ci sono delle persone che vengono a chiedere preghiera e andiamo in casa loro o nei loro uffici, o cioè, mi ricordo che c'è una dentista che ci ha chiamato per il suo ufficio a Verona per esorcitare il luogo. Quando siamo andati lì, non aveva nessun oggetto di strano che sta chiamando gli spiriti immondi per affliggere il luogo. Per lei non venivano i clienti. Non è che facciamo esorcismo a pagamento, cioè bisogna vedere la causa. E quindi a volte il luogo non ha nemmeno niente, ma è la persona stessa che sta portando male a quel posto. E quindi gli spiriti maligni piacciono abitare in luoghi specifici. In luoghi specifici. Apocalisse 18:2 dice: egli gridò con forza, a gran voce, è un angelo che sta gridando, è caduto, Babilonia la grande, ed è diventato una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo. Avete visto? Quindi la Babilonia era una nazione, quindi la nazione o una nazione può essere un covo di spiriti immondi, un covo di ogni uccello immondo e abominevole. Non so in che paese vive, non so in che nazione vive, non so in che città vive. E com'è che questi spiriti immondi manifestano nelle nazioni? Manifestano nella vita che vivono le persone. Quando San Paolo andò in Atene, ha visto la città depravata e ha connesso alle varie altare. Era una città prostituta perché adorava idoli. Quindi la Bibbia dice che Dio adora e che vita vive. Adoravano Atene, la dea di prostituzione. È ovvio che la città c'era ogni depravazione in Grecia, che Atene, che si poteva trovare. Quindi quando entri in una nazione, in una città, puoi riuscire a discernere che spirito governa quella nazione, quella città, quel comune, basato sulla vita che vivono le persone. San Paolo ha cercato di esorcire Atene, predicando il Vangelo ai filosofi di Atene. Ed è così che noi come credenti Gesù Cristo ci sta mandando di non tacere, ma predicare il Vangelo in ogni luogo, perché il Vangelo stesso è un'arma di purificazione, è una verga di purificazione, è una verga di punizione, è una verga che fa cosa? Che caccia via demone. La Bibbia dice che ogni volta che Gesù predicava senza stendere sua mano a pregare per qualcuno, i demoni lasciavano le persone. Ecco perché io so che ogni volta che stendo mia bocca per predicare o promulgare il Vangelo, liberazione c'è nel nome di Gesù. Quindi la nazione che si chiama Babilonia era diventato un luogo, un corvo di demoni. E come i demoni hanno impossessato la vita delle persone, dice, di ogni spirito immondo, ogni uccello immondo. Avete visto? Quindi stavo dicendo che gli spiriti immondi possono manifestarsi come uccelli immondi. Allora, questo tempio che sono andata a trovare, dove consacrano o non consacrano, dove ogni genere di diversità si trova dentro,
dove pregano e celebrano matrimonio tra uomo e uomo, donna e donna, e tante altre cose che la pastora mi ha descritto, è diventato un covo dove gli uccelli immondi hanno trovato rifugio. Vedi, la manifestazione delle cose fisiche che lei mi parlava aveva un collegamento spirituale. Quindi certe persone si sentono attratte da quella chiesa. Perché? Perché è un corvo di spirito immondo. Persone che vivono una vita immondo si trovano di attratto a quel luogo. La tua vita non sarà un'attrazione per i spiriti immondi. La mia vita, dillo nel nome di Gesù. La Bibbia dice che sono stata sigillata dal sigillo dello Spirito Santo. La mia vita è consacrata come un tempio per solo la dimora. È una dimora. Io sono la dimora dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, come la Bibbia dice nel libro di 1 Corinzi 3:16, io sono la dimora dello Spirito Santo. Non sarò un'attrazione ai spiriti immondi nel nome di Gesù. Lo spirito immondo dice: io tornerò alla mia casa. C'è stato qualcosa che lo ha attratto a quella casa. Forse è una persona che pettegola, è una persona che piace guardare pornografia, è una persona che piace e spallare delle persone. Non so che vita stai vivendo, ma stai attenta, perché se vive una vita male, hai una cattiva abitudine, sei sempre odioso, sei sempre in amarezza. Stai attenta, se no diventi un'attrazione a spirito immondo. È la settimana scorsa avevo spiegato, guardate il video, è un video di 1:30. Ho preso il mio tempo per spiegare bene, perché il problema delle persone nel mondo è tutto là. È tutto là. Andate a guardare quel video e capirete come potete vivere la vita di continua consacrazione, perché siete ora coscienti di come la vita viene profanata, come si ammala, come il corpo diventa debole, come succede le disgrazie, come le cose non vanno bene. Tutto questo ha collegamento spirituale. Quindi Babilonia, la nazione, è diventato un'attrazione per spiriti immondi. Andiamo in Isaia 13, che il profeta parla nel libro di Apocalisse, che è il Nuovo Testamento. Abbiamo visto che erano spiriti immondi che manifestavano come uccelli immondi. Come vi ho detto, il pellicano appeso in quella chiesa e nella Bibbia è un simbolo di un spirito impuro. Vi farò vedere. Ecco perché gente che vivono una vita impura si sentivano attratto in quella chiesa. Come Hillsong, avete visto? È una chiesa piena di giovani. E tante volte sono i rock star che si convertono, che si attraggono in quella chiesa. Vuol dire che c'è lo Spirito Santo che si manifesta in un modo speciale, ed è per quello che i giovani si sentono attratti a quella vita. Non so, se ti senti di essere un oggetto di razzismo, c'è uno spirito indietro. Se si sente un oggetto di violenza, c'è uno spirito indietro. Non tutte le donne sono oggetti di abuso e violenza. C'è una ragione dietro. E affinché ieri c'era la giornata internazionale della violenza di donne, e nel mio cuore ho gridato tanto, ho detto: Signore, dammi spazio, che posso parlare nei comuni o nel convention, non di chiesa, ma del mondo, perché devono capire che nonostante tutta la loro sforza, c'è una ragione spirituale dietro. Quella persona è diventata un'attrazione di abuso, attrazione di violenza.
e qualcuno deve scuoterla, qualcuno deve liberarla da quella attrazione. Qualche pastore deve, se sei un credente stesso, tu devi liberare te stesso dicendo tu non sei un'attrazione per spiriti immondi che abusano, perché spiriti immondi abusano, non chiedono permesso. Quindi se sei una donna che vivi sotto violenza, hai bisogno di liberazione, perché sei diventata un'attrazione per gli spiriti immondi. Sto concludendo con questi core scriptures, si dice in inglese. Core scriptures vuol dire mie scritture molto... Isaia 13, si trova in Isaia 13, Isaia 14, Isaia 32. Qui, Isaia 13, Dio dice... Così, vedi, è lo stesso Babilonia, Dio dice, così Babilonia, lo splendore dei regni, la gloria dell'orgoglio dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra. Quindi la città di Sodoma e Gomorra era stato posseduto da spiriti immondi che influenzava la popolazione di pensare in un modo, agire in un modo, piacciono delle cose specifico, non perché sono di quella regione, ma perché quella regione o quello stato è posseduto da uno spirito immondo. Dio dice: Dio dice, versetto 20, essi non saranno mai più abitata né popolata da generazione in generazione. Questa cosa è molto profonda, questa scrittura è profonda. Sta dicendo che, allora, quando una casa diventa una dimora dello Spirito Santo, può essere dimorata da generazione in generazione. Vuol dire che se lo Spirito Santo in quella casa promuove pace, guarigione, saluto, benessere, diventerà una benedizione generazionale. Quando guaio, se apri la tua porta per un demone, perché non sei riuscito a perdonare, sei stata troppo sì. La Bibbia dice, mi sembra Giovanni 17 o Luca 17, una delle porte che si apre ai demoni di possedere o di impossessarsi o di fare la dimora di fare la vita di un credente, una dimora è l'amarezza. Stiamo attenti all'amarezza. Allora, qui la Bibbia dice che non vi sarà abitato né popolato da generazione in generazione. Allora, come il demone nel Matteo 12 è andato in quella casa, cioè ha bussato in quella vita di quella persona che è stata appena liberata, appena guarita. Il demone va là e ha trovato che era disabitato, era vuoto. È così che abbiamo letto in Matteo 12. Non dobbiamo essere vuoto. La nostra vita è dimora di Dio. Se quel demone avesse trovato Gesù lì, non poteva entrare, ma ha trovato vuoto. Qui la Bibbia dice che trovare in uno stato di vuoto è una maledizione, diventa una maledizione di generazione in generazione. Nello stesso modo, quando un demone prende una casa, abbiamo imparato la settimana scorsa, può impadronirsi di quella casa, quella vita, per diventare uno spirito, uomo forte, che controlla quella famiglia, per portarli in disgrazia, da generazione in generazione. Quindi ecco perché bisogna stare attenta di non dare spazio, come Efesini 4:27 ci dice, San Paolo dice, non date spazio a Satana. Se dai uno spazio, lui lo prende 10. Qui dice, allora quando non saranno abitato, vi riposeranno le fiere del deserto, le sue case saranno piene di gufi. Allora un gufo è un animale immondo, perché qui sta dicendo che saranno disabitato.
e i spiriti immondi riprenderanno in possesso. Quindi il gufo è, so che mi sembra a Brescia o qualche parte, il gufo è un simbolo di benessere, è un simbolo positivo. Nella Bibbia il gufo è un animale, è un uccello immondo, e quindi è simbolico di spirito immondo. Se ce l'hai in casa, toglilo, perché stai permettendo la tua casa diventare attrazione ai spiriti immondi. Ed è lì le famiglie iniziano a vivere vite strane. L'uomo è sposato ma va con altri uomini, e la moglie chiede: che cosa è successo? Hai importato qualche oggetto strano in casa tua? Vediamo Deuteronomio 7:25. E spero che per favore state scrivendo le scritture che vi sto dando, e pregate per me che riuscirò a dire a nascere ciò che è nel mio grembo, ciò che lo Spirito Santo mi ha mandato oggi di dire. Deuteronomio 7, versetto 25, dice: darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei. Com'è che i pagani scolpiscono, o quali sono i simboli dei dei pagani? Se vai nelle nazioni pagani, i loro dei sono simboli di i loro dei sono scolpiti come immagini di serpente, di gufo, di un covo, di buoio, di animali diversi. Andiamo nell'Egitto di antichità, erano simbolici di animali. Quando la Bibbia parla di Satana, lo riferisce come un serpente, come un dragone, un animale. Quindi i dei pagani sono simboli, sono scolpite come animali. Se andiamo in Grecia, antica Grecia, erano mezzo uomo, mezzo donna, mezzo animali, mezzo umani, proprio come i dei dei Filistei. Quando la Bibbia parla dei 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 Filistei, per esempio Dagon, che è i dei dei Filistei, è al sopra come un uomo e a sotto come un pesce, ed è quello che si riferisce come serena. È uno spirito che causa tantissimo prostituzione e tanti genere di malattie. Qui la Bibbia dice in Deuteronomio 7:25: darai alla fiamma. Quindi se hai quell'oggetto in casa, non basta prenderlo e metterlo nel cestino, devi darlo alla fiamma. È così che si fa la liberazione vera o esorcismo vera. E poi come sarai guidato dallo Spirito Santo. Non desiderai loro, la loro oro o il loro oggetto. Quindi spiriti immondi si attaccano anche a oggetti come sordi. Quindi se uno vuole mandarti una malattia che Dio non si permette, o quando uno vuole fare male a qualcuno, può regalarlo un oggetto fatto di un animale dove hanno invocato i demoni sopra, o sordi, argento, così che la Bibbia non prende. Non sono tutti i sordi che si accetta, non sono tutti i sordi che si prenda, perché tramite questo può essere un passaggio di spiriti immondi per profanare la vita. Dice Dio, la Bibbia parla di questo in Giosuè 6:7, potete leggerlo, dove un uomo di Giuda nel accampamento di Israele ha preso in possesso l'abito di un babilonese e argento di un babilonese, ed ha causato la sconfitta di tutta l'accampamento. Quando Giosuè è andato in guerra, ha perso. Nel tornare, ha pianto davanti a Dio dicendo: Signore, tu ci hai lasciato in preda ai nostri nemici. Dio dice: no, avete importato un oggetto babilonese, ed è per questo che i babilonesi sono riusciti a impadronirsi di voi. Quindi quando lo spirito immondo, uno vuole che uno spirito immondo impadronisi di una vita, può regalarlo regalandolo un vestito,
E quindi tramite l'accettamento del vestito hai accettato la malattia o lo sconfitto. Allora la Bibbia parla ancora nel libro di Re che uno nel prendere argento e vestiti da una persona immondo che è stato guarito, ha preso la malattia. Si parla di Geazi, servo del profeta Elia. Quando il profeta ha guarito l'uomo, Naaman, che era il capo e comandante dell'esercito di Assiria, lui voleva regalare soldi, vestiti al profeta, e il profeta ha detto: no, non voglio i tuoi soldi, non voglio i tuoi vestiti. È questo che dovete anche capire. Nel mondo pagano, quando guariscono, chiedono soldi. Negli ospedali, quando guariscono, privati, chiedono soldi. Gesù non chiede mai soldi a nessuno. Quindi se un pastore ti guarisce e ti chiede soldi, non permettere, non allo spirito di Cristo. A volte può accettare i doni per la benessere della comunità, a volte non accetta. Allora questa volta Dio ha parlato al profeta di non accettare i soldi e i vestiti, i doni che Naaman lo stava dando. Quando Naaman stava andando via, lo servo del profeta dice: il profeta è troppo vecchio, guarda, non vuole niente. E ha corso dietro, si trova nel libro di Primo Re, ha corso 5, ha corso al Naaman dicendo: il profeta mi ha chiesto di prendere i vestiti perché adesso ne ha bisogno. E ha preso i vestiti, ha preso i soldi. Nel tornare a casa, il profeta l'ha incontrato e ha detto: oh Geazi, io mio spirito ti ha seguito e ti ho visto prendere soldi e vestiti dall'uomo che ho appena guarito dalla lebbra. Adesso la lebbra sua si attaccherà a te e la tua casa per sempre. Per sempre. Perché lui non è riuscito a gestire il suo desiderio di avere quei soldi. A prendere quei soldi ha portato la lebbra in casa. Lebbra è simbolico di un tipo di peccato o malattia. Ha portato un tipo di modo, lifestyle, nella sua famiglia per generazione. I suoi figli che non hanno corpo nascono, camminano in quella via, vivono quella lifestyle, e la gente si chiedono: perché stai comportando così? Ma perché è una maledizione generazionale. Se ti trovi in questo stato oggi, c'è esorcismo, c'è guarigione, c'è liberazione per te nel nome di Gesù, perché abbiamo letto che solo nel nome di Gesù i demoni vengono cacciati via. Allora Dio ci sta ammonendo in Deuteronomio 7:25, dice: non accettare i loro soldi, il loro oro, il loro argento, i loro vestiti, non portare in casa tua un oggetto che è simbolico di un dio di qualche nazione pagano. Vai in India e porti tanti oggetti in casa tua, vai nei paesi pagani, stai attenta di cosa stai introducendo. Avete visto? I demoni dice: andrò nella mia casa. Quindi sei tu che hai dato permesso, hai introdotto un oggetto strano in casa tua. Dio dice: non prenderai per te, altrimenti saresti preso dal laccio da questo, perché è una cosa abominevole. Altre scritture dice: siccome è una cosa abominevole, tu sarai riconosciuto come abominevole, perché quando porti quell'oggetto in casa tua diventi uno con quell'oggetto, diventi un'attrazione del male. Vi ho raccontato la storia delle sorelle che mi hanno portato in vacanza a Capri, e lo Spirito Santo ci ha detto: non prendete nessun quello si prende dei oggetti come souvenir, sì, non prendete. C'è una sorella che ha preso un souvenir dicendo: ah, ma io voglio regalarlo a mia sorella. Capri è un posto dove è governato dallo spirito della capra, come la città ha preso il suo nome. Quindi il lifestyle lì è un lifestyle tipico. Ha portato questa cosa in casa e poi ha avuto un divorzio senza entrare dentro. Suo marito era un medico, ha iniziato ad avere rapporto con uno delle infermiere e poi è successo un divorzio. Se chiede a me
come è successo, direi che Dio aveva ammonito di non portare, perché Capri è il luogo specifico che nuoce o stimola desideri strani, desideri adulteri, perché lo spirito della capra è uno spirito che fa anche questo, è uno spirito molto forte da essere cacciato via. Allora Dio dice: non facciamo, non introdurrai cose abominevoli in casa tua. Quindi il demone che dice io entrerò in casa mia, non è che lui ha permesso, ma poi sta alla porta a bussare affinché sarà permesso di entrare. Quindi è la persona che permette allo spirito immondo di entrare nel suo corpo. O può essere una cosa di maledizione generazionale, dove lo spirito si sente che quella casa è sua, quella famiglia è sua, e entra senza chiedere permesso. È quello che si chiama. Quindi c'è differenza tra possessione demoniaca e la liberazione ha a che fare. Un credente non può essere posseduto da demone, quindi si chiama liberazione. Quando c'è possessione è lì che entra l'esorcismo, e abbiamo visto che Gesù esorciva o liberava con il dito di Dio e poi spazzava, liberava con lo spazio e poi liberava con la frusta. Però volevo vedere come questi spiriti immondi riescono ad entrare. Abbiamo dato tanti esempi. Alleluia, abbiamo dati tanti esempi. Qui nel libro di Isaia 14 vi avevo detto che in Isaia ci sono tante scritture. In Isaia 14, versetto 23, sta scritto: ne farò il dominio del porcospino e paludi di acqua, lo spazzerò con la scopa della distruzione. Quindi quando il demone in Matteo 12 dice sono andato in quella casa, l'ho visto pulita, spazzata e vuota, bisogna capire come quella casa è stata spazzata. Abbiamo visto nel Matteo 12 precedente, Gesù ha guarito uno che è cieco e muto, e i farisei hanno riconosciuto che ha fatto una liberazione, cioè il cieco e muto era causato, quella malattia era causata da un demone. Quindi quando Gesù ha guarito la persona, loro hanno capito che il demone è stato cacciato via. Come è stato cacciato via? In questo istante è stato cacciato via con lo spazio, in Isaia 14, 23, con la scopa della distruzione. Prega dopo di me. Signore, ora come sta scritto in Isaia 14, 23, spazza via. Qui ci sono dei spiriti immondi nominati. Dice porcospino, scopali, spazzali via dalla mia vita con la tua scopa della distruzione, nel nome di Gesù. Isaia 13, versetto 21 dice: perché ai demoni piacciono, non piacciono di stare nei luoghi aridi, piacciono stare qua nel deserto, un posto vuoto dalla presenza di Dio. Quindi l'afflizione, la prima causa di malattie e afflizione, oltre alla causa della maledizione generazionale, è quando sei senza la presenza di Dio. Ecco perché in base della settimana scorsa abbiamo detto la tua vita devi essere un luogo di ringraziamento e preghiera. È lì che invochi la presenza di Dio e sarai pieno, e non ci sono spazi, non sei vuota, quindi i demoni non trovano spazio. Qui sta scritto in Isaia 21, 32, dice vi riposeranno, perché sarà un deserto, non sarà più abitato da generazione in generazione. L'arabo non vi pianterà più la tenda, né i pastori
vi faranno sostare le gregge. Questa parla di un luogo, Dio che ci guida in luogo sentieri giusti. 21, versetto 21 dice: ma vi riposeranno le fiere di deserti, le sue case saranno piene di gufi. Ogni abitazione in Babilonia senza colpa, siccome la nazione è diventato un corvo di uccelli immondi, come abbiamo visto in Apocalisse 18, quindi le case diventano luoghi dove dimorano i gufi. Quindi il gufo è un spirito immondo, dove dimorano gli struzzi. Gli struzzi sono simbolici di spiriti immondi. Le iene, ieni sono simbolici di spiriti immondi. Sto leggendo Isaia 13, versetto 21 e 22. Le iene vi danzeranno i satiri. Sapete che cosa sono i satiri? Vi ho appena spiegato. Questo è lo spirito di Capri. È metà uomo, mezzo animale. Quando sono andata a Capri, è quello che lo Spirito Santo mi ha fatto vedere. Io vi avevo parlato di questo tanto tempo fa. Non sapevo, ero lì solo per vacanza. Nel sdraiarmi, appena entrato nell'hotel, nel sdraiarmi, vedo delle spiriti che stanno danzando, giocando calcio su un palco. L'ho visto con l'occhio spirituale, stavano giocando calcio. Avevano del loro, dalla pancia in giù, come quello della capra. I piedi erano proprio come quello dei capri, e sopra erano uomini. Allora ho chiamato la segretaria e le sorelle che mi hanno portato in vacanza, ho detto: per favore cercate come questa città è stata fondata. Nel cercare hanno visto che era stata fondata dai greci, adoravano un idolo formato di un capra. Siamo in 2017 e stanno giocando, danzando ancora lì su quella città. È quello che la Bibbia sta dicendo. Se andate sul sito del comune di Capri, si trova da origine della città. Qual è la manifestazione? È come il lifestyle della gente di lì. E anche se non vivi quella lifestyle, se va in quella città, forse torni e sei profanata, e quindi torni a casa e inizi a desiderare quella lifestyle. E il credente dice: cosa mi sta succedendo? Ti sei stata profanata. Tuffati nel sangue di Gesù e richiedi una purificazione, un esorcismo, purificazione del suo tempio. Se sei credente, vedi che non stai vivendo come Dio vuole. Fa porci domande e chiedi purificazione, perché no, il tuo corpo non è formato. Tu sei un tempio di Dio e non sei fatto per essere una pettegola, per abusare tua moglie, per abusare le ragazze in chiesa, per essere violento, per vivere con marito di qualcuno, per stare dietro moglie di qualcuno. Non sei fatta così. Questa non è il motivo perché il Signore ti ha fatto. Questa è solo un invito per profanare il tuo corpo, perché se vive in peccato, ti ammali. La Bibbia ha forte connessione con malattie e peccato. Egli perdona i nostri peccati, guarisce le nostre infermità. Quando a volte Gesù, le gente intorno a Gesù chiedevano: chi ha peccato per causare questa malattia? Quindi il peccato è causata, è connesso alle malattie. Quindi vi ho dato dei uccelli, degli animali. Qui le iene, i sciacalli, i satiri, cioè le capre, sciacalli. Dice: le iene urleranno nelle sue case desolate. Avete visto? La tua vita non deve essere desolata, affinché le iene non possano urlare. Le iene urlano, vuol dire persone che sentono voce, sono stati preda dalle iene. Ricevi la guarigione, ricevi la tua liberazione nel nome di Gesù. Dice: gli sciacalli nei suoi palazzi lussuosi. Vuol dire che anche i ricchi, la casa dei ricchi in Babilonia erano diventati
possessione dei demoni, vuol dire che i ricchi in Babilonia non avevano pace. Sciacalli, la loro casa sono diventati casa violenti. Guardate un po' il carattere dei sciacalli, è quello che si vede in certe case. E la Bibbia lo sta dando perché? Perché uno spirito di sciacallo ha preso possesso di quella famiglia. Allora, andiamo in Isaia 32 per concludere. È un'ora e 30 minuti, quindi concludo. Isaia 32. Alleluia. Guardate che in Isaia 65, versetto 25, la Bibbia dice che l'agnello, e io vi leggo, quindi non è questa la vita che Dio vuole per noi. Isaia 65, versetto 25. Isaia 65, versetto 25. Dio vuole la nostra pace. Egli è la nostra pace. E quando c'è suo regno, la Bibbia dice in Isaia 65, versetto 25, avverrà che prima che mi invocano, io risponderò. Versetto 24, questo è versetto 25. Versetto 24 dice, staranno ancora parlando e io li esaudirò. Versetto 25 dice, il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Avete visto? Il leone mangerà la paglia come il bue. Il serpente si nutrirà di polvere. Non faranno più alcun danno né distruzione su tutto il mio santo monte. La vita di un credente è il santo monte di Dio. E qui sta dicendo che lo spirito del serpente non ha potere di causare male. Non ha permesso di risiedere né causare male. Il lupo non ha permesso di distruggere il tempio di Dio. Il leone non ha permesso di distruggere. Ma quando la vita diventa vuota, senza la presenza di Dio, senza che Dio diventa il padrone di quel tempio, allora vediamo Isaia 32. Isaia 32. Concludiamo con quello, dal versetto 10, Isaia 32, dal versetto 10. Isaia 32, dal versetto 10 dice, sto iniziando dal versetto 9, levatevi, o donne che vivete nel agiatezza, ascoltate la mia voce, o figlie sconsiderate, prestate orecchio alla mia parola, per favore, prestate orecchio alla mia parola. Perché le donne? Perché la Bibbia riconosce le donne come gente, persone che sanno travagliare. Forse Dio ci sta parlando, donne, che tramite noi possiamo portare stabilità nelle nostre case. Perché la Bibbia riconosce le donne come persone che travagliano, cioè persone che sanno intercedere. Forse Dio sta chiamando noi donne. Ieri è stata la giornata contro violenza di donne. Forse Dio ci sta chiedendo di innalzarsi a chiedere o rivolgere preghiera, affinché la violenza si smette nelle nostre famiglie, affinché Dio purifica il suo tempio con la sua scopa di distruzione, con la sua frusta di cacciare via ogni cosa che è causa del malessere nelle nostre famiglie. Isaia 32, versetto 10 in poi. Versetto 11. Fremate, o donne che vivete nella giatezza. Lui, vedi, sta ripetendo, ponete le vostre veste, denudatevi, cingetevi di lombi con cilico, percuotendovi il senno per i campi ameni e per le vigne fruttiferi. Sulla terra del mio popolo crescono spine e pruni,
spine è simbolico di maledizione. E noi donne non possiamo permettere, non possiamo stare nell'agiatezza, non possiamo stare confortevole. Perché quando spuntano spini e pruni sulla casa, sulle famiglie, noi donne non possiamo stare zitto. Non possiamo. Non possiamo, così dice l'Eterno, non possiamo. Quando spugnano spine e pruni sulla casa di gioia, l'abitazione di gioia, quando i palazzi sono abbandonati e diventano una deserta, le donne non possiamo stare zitti. Dobbiamo pregare. Dobbiamo invocare il nome di Dio. Non possiamo permettere che le spine spuntano nelle nostre case. 14 dice, poiché il palazzo sarà abbandonato, la città, il palazzo è stato abbandonato, la città è deserta. È diventato la gioia dei asini. Quindi le asine sono simbolico di spiriti malvagi, asini selvatici. Pascoli di greggi. Dice, sono diventati questi finché su di essa sparge lo spirito dall'alto. Vedete quello che stavo dicendo prima? È lo spirito, la presenza di Dio che impedisce ai spiriti malvagi di calpestare e prendere in possesso o profanare il tempio di Dio. Dice, finché non scende lo spirito, non viene sparso lo spirito dall'alto, succederanno queste profanazioni. Ma quando lo spirito si scende dall'alto, il deserto diventerà un frutteto e il frutteto sarà considerato come una foresta. Allora il diritto abiterà nel deserto e la giustizia dimorerà nel fruttero. L'opera della giustizia sarà pace, il risultato della giustizia tranquillità. Il mio popolo abiterà in dimora di pace, in abitazioni sicure e in luoghi quieti di riposo. Avete visto? Se vogliamo che la nostra città diventi un luogo quieti, dobbiamo invocare lo Spirito Santo, chiedere che Dio convinca le persone di essere nati di nuovi. Ci devono essere tante chiese, è quella che promuove pace nelle nostre città, non la secolarizzazione. La secolarizzazione dà campo a Satana di possedere le nazioni e delle vite, ed è il frutto che stiamo vedendo. Ma finché scende lo Spirito, il deserto sarà una dimora del frutteto. Non importa come è desertato tua vita, non importa quanto è stato possesso dai spiriti immondi, ora invoco lo Spirito Santo. Spirito Santo, scendi. Sto concludendo. Spirito Santo, scendi. Spazza via con la tua scopa di distruzione lo struzzo, le iene. Spazza via i satiri, spazzi via ogni uccello immondo. Spazzi via nel nome di Gesù, spazzi via, purifica tuo tempio. Noi siamo tuo tempio, purificaci Signore, alleluia, alleluia, purificaci Signore, alleluia, alleluia, purificaci Spirito Santo, purificaci, purificaci. Purificaci Spirito Santo, alleluia. Purificaci Spirito Santo, purificaci Spirito Santo, alleluia, purificaci, liberaci, liberaci nel nome di Gesù, liberaci nel nome di Gesù, liberaci nel nome di Gesù, liberaci da qualsiasi impurità.
Liberaci da qualsiasi impurità, qualsiasi spirito, uccello immondo che ci sta profanando perché viviamo in Babilonia. Purificaci, soffia su di noi, soffia su di noi, soffia su di noi. Rende il deserto un frutteto, rende il deserto un frutteto, rende il un frutteto nel nome di Gesù. Noi non saremmo abitati da spiriti immondi. La Bibbia dice in Isaia 34:13: nei suoi palazzi crescono le spine, le fortezze ortiche, e è diventato una dimora di sciacalli, un recinto di struzzi. Le bestie del deserto si incontrano, le bestie si urlano, i satiri chiamano l'uno e l'altro. Come una vita così può avere pace? Come? Come? Quando i satiri, sua vita è diventata un luogo dove i satiri danzano, dove i civetti ritrovano un luogo di riposo, dove i serpenti di freccia fanno i loro nidi, dove diporano le loro uova. Come una vita così può trovare pace? Dove i piccoli dei serpenti trova non la loro ombra, affinché Dio dell'esercito vive, che la mia vita non diventa un luogo del deserto e una dimora dei spiriti maligni che non trovano mai pace, non trovano mai riposo nella mia famiglia, nella mia vita. Prega con me nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Non troveranno i loro compagni, non troveranno il loro pace. Io li scaccio via nel deserto, io li scaccio via nel luogo aridi. La mia vita non è un deserto, è un luogo ricolmo dello Spirito di Dio. Spirito di Dio, scendi su di me. 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 Affinché ogni deserto mio divenga un frutteto, e il frutteto sia considerato come una foresta. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Spirito Santo, scendi su di me. Spirito Santo, scendi su di noi. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, scendi sulla nostra famiglia. Ogni luogo arido, ogni luogo arido, ogni luogo arido, ogni luogo dove gli spiriti immondi hanno trovato il loro riposo, che la scopa della tua distruzione li spazza via, li spazza via, li spazza via, nel nome di Gesù. E ora sigilliamo la nostra vita con il segno, con il sigillo dello Spirito Santo, nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Amen. Il mio tempo è passato e quindi devo chiudere, ma voi potete suonare questa musica, si chiama Spirito Santo soffia su di me. Suonatelo e poi pregate questa preghiera di liberazione, che il vostro tempio venga purificato da ogni spirito immondo e trovate la vostra guarigione, trovate la vostra liberazione, trovate la vostra vittoria nel santissimo nome di colui che ha sposto il suo sangue per redimerci da qualsiasi oggetto di cui siamo stati comprati, che ci ha liberato. Si è liberata dalla profanazione del soldi profana che hai preso, dell'argento pagano, dell'oro pagano. Se hai un oggetto profano in casa, buttalo via, brucialo e ricevi la tua pace, la tua guarigione, nel nome di Gesù. Vi benedisco. Amen. Grazie per avermi seguito. Che il Signore vi benedica. Condividete questo video. Amen.